La Società Italiana dell'Ipertensione ha deciso di dare un colpo importante al cattivo controllo della pressione arteriosa in Italia, che attualmente non supera il 30%. Il nostro obiettivo è, attraverso interventi su vari fronti, di portare questo controllo al 70%. In particolare, noi contiamo molto sulla comunicazione e sulla consapevolezza maggiore della popolazione rispetto alla gravità e delle conseguenze dell'ipertensione arteriosa. Contiamo molto sul rapporto con la medicina generale e con altre figure come i farmacisti, gli infermieri, i dietisti, ma soprattutto contiamo molto sulla possibilità di avere a disposizione oggi anche formulazioni terapeutiche in termini di combinazione o farmaci innovativi che ci possano consentire di controllare quei pazienti che fino a ieri non controllavamo. Nell'ambito dei farmaci innovativi, l'unica vera novità è rappresentata dagli inibitori diretti della renina, il cui prototipo, l'unico farmaco disponibile nel nostro paese, è la Liskiren. Questo ha seguito il percorso previsto dagli organi regolatori, dall'AIFA in particolare, attraverso un registro di monitoraggio che noi abbiamo avuto la possibilità di esaminare e di pubblicare. Un articolo sul Journal of Hypertension nel quale si è dimostrato che nella vita quotidiana, nella pratica clinica, pazienti che non erano controllati con la normale terapia che prevedeva l'impiego di tutti i possibili farmaci disponibili hanno trovato vantaggio e anche un basso numero di effetti collaterali, cioè una tollerabilità assolutamente eccellente. L'altra notizia che è derivata da questo studio è che sarà forse possibile anche risparmiare in termini di utilizzare meno farmaci che alla fine poi non funzionano. Questo secondo me in prevenzione cardiovascolare è un aspetto molto importante, proprio in una fase in cui ci troviamo a parlare di spending review, stimolare farmaci che consentano un maggiore controllo della pressione arteriosa o formulazioni che siano più efficaci è a nostro avviso una scelta vincente dal punto di vista della riduzione dei costi delle malattie cardiovascolari.